qua. Allora ci rilassiamo un attimo prima delle domande in cabina. Hai detto prima la pubblicità che tu sai perché Mina, pur non essendo nata a Cremona ma a Busto Arsizio, si chiama la Tigre di Cremona. Detta subito, adesso detta dopo è... mi vergogno qua. Perché era una fan di Raul Cremona. Va bene. Ah, invece si era trasferita a Cremona. Sì. Si era trasferita a Cremona. A Cremona, dove abitava Raul Cremona. Che vabbè, ma ti perdoniamo perché sei stanco. E... no, no, sono riposatissimo. No, Comunque mi sa cagare anche detta prima. Sì. Allora, no, però una cosa... Forse un po' meno, ma... Sapete però, Claudio, insomma, intanto una carriera bellissima e lunghissima. Hai fatto la materia vivente, è stato molto simpatico e gentile. E abbiamo capito quante cose hai fatto nella tua vita e per arrivare poi a essere... quello che sei adesso, cioè molto amato da tutti, dal pubblico e insomma... Non capisco dove voglia arrivare, ma no, ti seguo, perché quando parte così poi no, arriva che però all'inizio, come tutti, insomma tutti no, alcuni, hai fatto anche delle cose insomma, di cui uno, cioè non è che si deve vergognare, però voglio dire, no, c'è stato dei compromessi, beh certo, no, però insomma... c'è dei... Anche stasera ha fatto no, cose di cui si vergognerà. Io ho trovato delle tue battute, no? Sai, battute sono quelle cose che uno le dice e fanno ridere subito, sì. La battuta si dice perché tu dici, pa, e ridi. E le hai fatte tu, queste le scritte tu. Allora, perché non ce le leggi queste? Così ridiamo anche adesso. Sì, dai, tipo Raul Cremona. Sì, quelle belle, così. Quelle belle, che, pim, pum, pam. No, quelle belle tue, che sei tu. Sono tue, adesso, no, quanti anni sono passati? Ancora le scriveva con la macchina da scrivere, per dire queste belle. La lettera 22. Tanto esatto. Siamo registrati, se non funziona. No, siamo in diretta, è dall'inizio della serata. Va bene, allora, Claudio Bisio. Così. Bravo. Occhio di bue. Bravo. No, ci arrivo. Sono sempre stato molto precoce. Una volta ho terminato un puzzle in meno di 4 giorni e pensare che sulla scatola c'era scritto dai 2 ai 5 anni. Non è brutto, No, guarda che era molto divertente. Andiamo avanti. Mio padre è un gran cacciatore, però vegetariano. Così andava nei boschi e sparava i funghi e i pomodori, cioè... Questa meno. Vabbè, dai. Però era così, era coerente, almeno coerente. Le altre mamme, per esempio, per far addormentare i loro bambini, gli davano i cartoni animati. Mia madre, ma quali animati? Bastano i cartoni secchi, pum pum! E così faceva. Ancora oggi, per addormentarmi, devo dare 2 testate contro il muro, per un fatto di imprinting, immagino. Io pratico da sempre il sesso sicuro. Esco con una solo se ho la certezza di farmela. La giovane. Amara è vera nel tuo caso, però vabbè. Pagando non è di... La cosa più intelligente che c'era sul mio Giorgio, ti conosciamo, era giovane. Però qualche soldino c'era. Vabbè, la cosa più intelligente che c'era sul mio manuale delle giovani marmotte era come distinguere il nord dal sud. Diceva: prendi la bussola e guarda dove c'è il muschio, quello è il nord. Era così veramente, questo me lo ricordo. Nonna Papera a volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. Il tacchino. Cioè, come se Minnie desse i criceti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi facesse il tiballo di mio cugino. Che se lo merita anche, ma non è questo il discorso. E l'ultima. Io sono molto precoce. Pensate che io ho imparato a scrivere molto prima di imparare a leggere. Infatti scrivevo e dicevo, che cazzo ho scritto? Non lo sapevo perché non lo sapevo. Claudio Bisio! Grazie. Alla fine sono molto, sempre molto divertenti le battute. Sono anche un mistero. Ma sai cosa ho trovato in un cassettino? Altre battute. Perché anche lui scriveva su comics dei libri. Tu, Fabio Fazio. Io. Fabio Fazio, prima di fare il maestro conduttore. Sì, sì. No. Vuoi leggerle? No. Ti vergogni anche no, solo non mi ricordo, di pensare. Non, mi ricordo. Non sai leggere. Ma non mi ricordo. È scritto sulla spesa, scrivi ancora con le macchine da scrivere. Un filmato, signore, un filmato. No. Le cose che sa fare lui. Ma davvero sono mie? Leggo io. Mimale, dai. Fabio Fazio. Vabbè, non so cosa stai leggendo. 5 sono le lettere che compongono la parola no. Amore. Proprio come la merda. No! Fabio! Ma è stato un periodo! Fabio! Chi è che gli ha detto? Sanremo, presenta cosa? Gorbaciov, cosa dice? Bravo! Guarda che ha detto con me, andiamo col filmato! Gorbaciov! Smettetela, quante sono? Abbastanza per cambiare canale. Vieni a Sky. Allora, e se le zebre. Che ha riso? Vai, figlio vai, di Pellegrini. Siamo...
In ansia. È il figlio di Pellegrini. Siamo in ritardo. No. E se le zebre ti fassero Atalanta? Questa è bella. Questa è bella. Non ho capito. Perché è difficile. Beh. E se le zebre, la Juventus, se, vabbè. Speculare, poi, roba. Speculare. Oh. L'hai letta anche male. Per... come si può leggere bene? Uno che fa il mangiafuoco, come fa a spegnere le candeline? Bella, tenera. Quello che attacca la targhetta, chi tocca muore, sui tralicci dell'alta tensione. Ma come sta? Non me la ricordavo. Non me la ricordavo. Se ogni volta che ci si incarna ci si evolve, sì. Che cos'era nella vita precedente Gigi Marzullo? No, dai! Che salutiamo, ospite domenica! Il grande Petra Pansè, Gigi Marzullo! C'hai un deficiente! Sottotesto di prendere! No. Gorba, salute, di qualcosa, quando finì, ma di qualcosa. Ma chiedo scusa, ti chiedo scusa in ginocchio. Quando finì? Ma quando l'hai scritta questa? Ma perché? Non me la ricordo. Ma cosa aveva fatto Gigi Marzullo? Ma non mi ricordo neanche quando. No, ma perché Gigi Marzullo? Cioè, lo consideravi proprio un ma pezzino. Le avrò copiate da te. Dai, vai avanti. In amore ci vuole fortuna. Sì. E comunque anche un bel culo non guasta. Ma no, non è Fabio Fazzi. Vabbè, ma perché fortuna? Vabbè, perché fortuna? Ancora le parole tra fulle. Però era la presentazione ancora, di Gorbaciov. Compro da anni lo stesso dentifricio, ma ogni volta la formula è nuova, nuovissima, ancora più nuova, più nuova. Ma allora la prima volta che l'ho comprato cos'era? Merda. È tutto torto. Claudio Bisio. Fabio Fazzi. Te ne faccio. Bene, però siamo un po'. Quanto abbiamo? Possiamo dare ancora 5 minuti a Claudio? No, perché siamo un po' in ritardo. Però, no, le barzellette, le battute non sono una cosa facile. No, no, perché queste nostre. Ancora scherzato. Mie? No, 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 queste sono. Di americani famosi. Devo un attimo asciugare. Non le frego senza dire chi sono. Cioè, non vi dico tutti i nomi, al ma per dire di altri. Come possono essere. Sì. Al contrario di tanti altri. Fai i nomi? No, no. Hai lavorato quasi con te. Basta, uno prima basta, tu. Basta. A mia moglie, questi sono americani. Sì, vuoi dire altre 6 volte? A mia moglie piace parlare mentre fa l'amore. L'altro giorno mi ha chiamato da un motel. Se l'omosessualità è una malattia, telefoniamo tutti al lavoro. Ciao, non vengo neanche oggi. Sono ancora un po' gay. Questa è bella, raffinata. Ma sono americani forse questi? Sì, sì. Ecco. Prima di Trump, cioè ancora i tempi di... Quando si poteva. Un consiglio per chi è ancora al lavoro. Se vi dovessero sorprendere che state dormendo alla scrivania, alzate lentamente la testa e dite: ma liberaci dal male, amen. Questo è agghiacciante, però è agghiacciante, ve lo dico già. Vorrei morire come mio padre, in pace, nel sonno, e non gridando terrorizzati come i suoi passeggeri. Agghiacciante. Bellissima. Agghiacciante. Poi in America è strana questa, eh. Senti, ma... dopo 7 anni di terapia, no, il mio psicologo più, mi ha detto una cosa che mi ha lasciato, mi ha fatto scoppiare in lacrime. Il mio psicologo, dopo 7 anni di terapia, non intendo, non hablo italiano. Claudio Bisio! Senti, ma anche le barzellette, che sembrano semplici, in realtà... Abbiamo visto prima Gigi Proietti, sì, Branieri ancora... Il nostro amico Paolo Rossi... È bravissimo, riesce a fare dei monologhi, sì, da delle barzellette... Beh, ci vuole l'arte però di raccontarle, sì, perché, vero. Per esempio, se la racconti, ci sono barzellette che se non le racconti interpretando, sì, non fanno ridere. Per esempio, quella di Pierino che alla mattina va in bagno per entrare, è chiuso in chiave il bagno. Chiuso il bagno. Sì, a chiave. Chiave, sì. Cioè, non si riesce a aprire, sì, c'è il papà dentro, il Pierino: papà, cosa stai facendo? E papà: sto facendomi la barba. E non fa ridere. Perché va interpretata. Cioè, Pierino la mattina bussa, è chiuso, papà cosa stai facendo? Sto facendomi la barba! Sempre lì finiamo, eh? Puntata scatologica. C'è il rischio però che il narratore inesperto, vedendo che la gente ride con questi toni, esageri e dica, non so, tipo, sempre la stessa barzelletta, Pierino va, bussa alla porta e dice: papà cosa stai facendo? Pierino che caga davanti alla porta. Basta! Se poi esagera dice: c'è Pierino che... Cioè, caga il narratore lì, l'apoteosi del non saper raccontare le barzellette. Senti, Claudio, prima abbiamo sentito durante il tabellone qualche secondo, no, non di Gravelò, qualche secondo di una canzone. Di una canzone. Abbiamo sentito cominciare, dimmi. Di una canzone. Ah, sì. Abbiamo sentito, sì, Raput. Sì, sì. Quanti anni sono? Blin, quanti anni fa? Nel 91 era, no? 91, bravo. Io qui ho una chitarra. In che anno era? 91. Ho una chitarra. Casualmente. Casualmente.
No, non lo sapevi, cioè no. Fuori da un'ora quella chitarra, è la mia microfonata. Eccola qua. Perché non ce la fai ascoltare per un po'? Vogliamo ascoltare questa canzone per intero, che lì abbiamo soltanto accennato. Come ho detto prima, la versione si chiama Senza Fiato. Io non canto Rapput. Ah, chiami Senza video. Fine, la versione Senza Fiato. Senza fiato. Scusa, che per cosa, in che cosa differisce? Nel titolo. Nel titolo, perfetto. Sarebbe da cantare tutto ad un fiato. Claudio Bisio. E quella volta, una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso. Io fumavo sigarette amare, tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo, del frammento, di un brandello, del profumo, di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga e come donna carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io dicevo si capisco voi gli scampoli d'assenza, ma pensavo puttana. Così pensasti, decidesti e mi annunciasti, quest'estate vado in Grecia con Giovanna, mi preparo a carezzare nuovi scampoli d'assenza. Io ti dissi scusa cara, cosa cacchio ti prepari per l'estate, siamo a ottobre, quantomeno prematuro. Tu piangesti tutta notte, dal mattino ti svegliasti, gli occhi pesti, ripiangesti e mi dicesti siamo onesti, voi che resti per tarpare le mie ali ed impedirmi di volare. Io ti dissi no prudenza, non potrei vederti senza quei tuoi scampoli d'assenza, non mi ricordo più le parole ma non ha importanza. Puttana. Poi sei tornata dalla Grecia, io facevo che non mi importava niente, ti chiedevo le notizie più banali, tipo chissà quanta gente avrei trovato, che bordello di turisti, tu negavi ed affermavi, no, eravamo solamente io e Giovanna sopra un'isola deserta, insomma tipo c'hai presente 2 chilometri di spiaggia vuota, dormivamo in un capanno in riva al mare, ed ogni sera i pescatori ci facevano del pesce, cantavamo a squarciagola le canzoni di Battisti fino all'alba, tanto l'isola è deserta, io dicevo... A cacchio, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente 2 chilometri di spiaggia vuota, quel capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo di isolacce deve averci questa merda di una Grecia. Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a importunare le ragazze come te, che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la tana. E adesso tu mi chiedi come mai sono così pallido e patito, mentre tu sei tanto sana, la risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra un'isola deserta, strafogandoti di cozze. Cozze. Metafora. Metafora. Che schifo. Allitterazione. Io pensavo a te lontana, già da qualche settimana. Praticando una gincana, tisana, nell'interno delle strofe che per quanto troppo brevi mi hanno fatto al fin capire che tu sei, saresti stata, Copacabana, eri, fosti, saresti sempre, dillo pure anche a Giovanna. il mio amore, nonostante qualche dissapore, come una libellula selvaggia io sorvolerei, però dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia senza fiato, senza bronco, tu sei ritornata ma ti stronco, se ti lascio in faccia ai segni del Salvatore so che capirai, io non ti serberò rancore.